Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Iniziamo dal primo articolo che abbiamo selezionato questa settimana, dal titolo A Formidable Alliance Takes on Facebook. E vorrei introdurlo citando le parole di Letizia James, procuratore generale dello Stato di New York, che per descrivere il caso antitrust che è iniziato il 9 dicembre contro Facebook ha utilizzato queste parole. Utilizzando le sue vaste risorse di dati e denaro, Facebook ha schiacciato o ostacolato ciò che l'azienda percepiva come potenziale minaccia. Hanno ridotto le scelte per i consumatori, soffocato innovazione e degradato la protezione della privacy. Insieme a Letizia James si sono uniti altri 45 stati e insieme a Letizia James e ai 45 stati la Fed, la Federal Trade Commission, ha citato in giudizio Facebook per pratiche monopolistiche e ha chiesto rimedi, inclusa la rottura dell'azienda. Allora Mario, illuminami e ti chiedo, perché è importante? Allora, questo? L'altra volta per parlare del ripiegamento delle proteine siamo partiti dal Big Bang. Adesso per parlare invece della rottura, della frammentazione di Facebook, comunque di questo attacco a Facebook, partiamo dal ripiegamento delle proteine. E per questo introdurrei questo libro, cioè L'origine delle cellule eucariote di Lynn Margulis, un libro che oramai non si trova più, nonostante sia uno dei libri più importanti del Novecento, pubblicato nel 1970. Che viene ripreso da un altro grande scienziato, Freeman Dyson, quindi un fisico mostruoso, cioè che ha lavorato con Fermi e che non è riuscito a concentrarsi, come diceva Fermi, su un unico argomento e che è stata poi la causa del fatto che non ha mai vinto un Nobel. Insomma, un grande personaggio del Novecento. Posso fermarti un secondo? Freeman Dyson, tu lo citi nel tuo libro? Sì, perché dovete sapere che Mario ha scritto un libro, e allora forse è carino raccontare un aneddoto interessante tra te e Freeman Dyson. Praticamente ho inviato, Freeman Dyson aveva quasi 100 anni quest'anno, e gli ho mandato il libro come presente, no? Come omaggio, è stato un personaggio fondamentale per la scrittura del libro. E ovviamente non mi attendevo nessuna risposta da un quasi centenario e invece mi ha risposto molto carinamente e mi ha detto che era molto felice di aver ricevuto il libro e che avrebbe cercato di leggerlo ma che purtroppo alla sua età non era più intelligente come una volta come dire appunto come se Einstein ti dicesse non sono più intelligente come una volta e la cosa poi triste però comunque è che qualche giorno dopo è morto. E quindi io mi sono visto arrivare questa mail e poi 2 giorni dopo ho letto della sua morte. E quindi è stata una cosa molto bella. Allora, Freeman Dyson riprende Lynn Margulis e la facciamo brevissima. E come si immaginano, ma proprio cioè, tutti e due i libri raccolti in pochi secondi, come si immaginano l'origine della vita? Abbiamo parlato delle protocellule l'altra volta, di questo agglomerato di proteine. Arriva l'RNA, che è un polimero, non è una proteina, come mi è stato fatto notare giustamente l'altra volta. Quindi un polimero che ha la capacità di capire come riprodursi, come crescere, e quindi distrugge le proteine che si trovano attorno e cresce sempre di più. Quindi ha un'intelligenza l'RNA, è molto più intelligente delle proteine che trova intorno a sé. Il problema è che questa sua intelligenza lo porta a essere un parassita. Quindi l'RNA all'inizio distrugge le protocellule, cresce, cresce, cresce e distrugge la protocellula perché distrugge tutte le proteine. L'inizio della vita vera e propria, secondo Margulis e Dyson, è quando l'RNA capisce che deve collaborare con le proteine, quindi poi diventa DNA e così via. Cioè quando l'informazione, l'intelligenza, alla fine l'RNA è, come sempre, è un apparato che sa immagazzinare e processare dell'informazione. Okay? Quando questa cosa viene utilizzata per il bene della comunità protocellula, quindi si passa
da parassita a centro di processamento dell'informazione per la comunità. Facebook e la società. Esatto. Cioè, al momento, siccome Facebook è il peggior esempio di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Cioè, mentre Google comunque... se non avessimo Google sarebbe un problema, Facebook sembra veramente orientata esclusivamente al profitto in maniera parossistica. E quindi c'è ovviamente un investimento in tecnologia enorme, ma Facebook non si cura del fatto che, come abbiamo detto l'altra volta, certe scelte politiche suicide possono essere prese perché qualcuno sfrutta pagando la piattaforma. Cioè, il Brexit ha vinto grazie a Facebook, Trump ha vinto grazie a Facebook e tanti altri politici stanno vincendo grazie a Facebook, come avevo detto la volta scorsa, esattamente come Hitler e Mussolini 100 anni fa hanno vinto grazie alla radio. Però qua è una cosa molto più capillare, no? In cui arriva un messaggio preciso a ogni persona per fargli votare quello che si vuole. Finalmente l'Europa direi che l'ha capito da un pezzo che Facebook rappresenta un problema. Praticamente non è stata ascoltata. Facebook aveva promesso all'Unione Europea che non avrebbe unito i dati di Facebook, Instagram e WhatsApp, l'ha fatto tranquillamente. Non è un caso, forse, che questo attacco, come hai detto tu, a Facebook da parte del sistema giudiziario americano sia fatto in finale, no, del mandato Trump. Quindi si vuole cercare di affrontare questo problema il prima possibile. Tra l'altro, in una discussione che abbiamo avuto prima della nostra rubrica, hai detto una cosa interessante, intelligente, ossia Stati Uniti, Cina e Russia hanno un certo tipo di tecnologia, a differenza dell'Europa, che non ce l'ha. Esatto, cioè, se pensiamo, cioè, la capacità dell'Unione Europea di, non ricattare, però di far leva su Google, su queste grandi società, è molto ridotta. Cioè, se l'Unione Europea esagerasse con Google, non succederà mai, però se Google rispondesse dicendo vabbè, non ce la faccio ad accontentarvi, me ne vado via dall'Europa, per l'Europa sarebbe un disastro. Cioè, immaginate se non avessimo più accesso a Google, semplicemente alla ricerca dell'informazione su internet, sarebbe veramente un disastro. E il problema è che gli Stati Uniti hanno Google e tra l'altro hanno anche Bing e ne hanno altri, insomma. Tu cos'è che usi? DuckDuckGo. DuckDuckGo, esatto. Sì. DuckDuckGo. Teoricamente si fa garante della privacy, poi. Sì, è americano però, no? E in Europa non ci sono motori di ricerca. Ci sono in Russia, ci sono in Cina c'è Baidu, ma l'Europa tecnologicamente è veramente indietro. Però è proprio grazie alla tecnologia che noi possiamo sperare in un aumento della produttività dopo questa pandemia. Infatti introduco il prossimo articolo dal titolo The Pandemic Could Give Way to an Era of Rapid Productivity Growth. L'articolo ci racconta di come generalmente gli studi sulle pandemie passate, le analisi economiche riguardo l'attuale pandemia indichino una diminuzione, un peggioramento delle prestazioni di produttività. Cita come la Banca Mondiale abbia preso in considerazione i paesi colpiti da pandemie nel XXI secolo e abbia dimostrato che la loro produttività lavorativa sia diminuita del 9%. Però ci dice anche che non dobbiamo essere sfiduciosi. I traumi economici che hanno colpito i primi 20 anni degli anni 2000 potrebbero tramutarsi in un dinamismo economico, come grazie alle nuove tecnologie. Ci spiega anche come queste nuove tecnologie, e accade lo stesso per l'elettricità, vengono incasellate, considerate come tecnologie per scopi generali, e quindi ci vuole tempo per capire come utilizzare questo tipo di tecnologie. Sì, 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 sì.
facciamo anche questo esempio, appunto, l'Economist e tu e tanti altri paragonano giustamente, e io, l'intelligenza artificiale all'elettricità. No? E diciamo, con l'elettricità non è che basta avere una presa nel muro per essere industrializzati, no? Per poter usare l'elettricità. Se metto una presa nel muro e non so, in casa di qualcuno che non sa che cosa sia l'elettricità, probabilmente la prima cosa che fa è fulminarsi infilandoci le dita dentro. Poi, secondo stadio, è utilizzarla per piaceri stupidi, può collegare un vibratore, può fare quello che vuole, e poi finalmente la potrà usare per qualcosa di un po' più produttivo. No, insomma, potrà mettere su un'impastatrice elettrica e cominciare a produrre il pane in maggiori quantità. Cioè, ogni tecnologia ovviamente viene introdotta, poi viene utilizzata in maniera più o meno ludica, e poi viene effettivamente compresa dalla società e quindi utilizzata per fini produttivi. Quello che dice l'Economist, appunto, è che adesso, grazie alla pandemia, ci stiamo accorgendo che, per esempio, ma anche banalmente quello che stiamo utilizzando noi adesso, no? La connessione a distanza non è solamente non dovrebbe essere utilizzata solamente, come è stato fatto finora, principalmente per le chat erotiche, no, ma anche per comunicare qualcosa di più intelligente. Quindi improvvisamente le aziende, perfino le aziende italiane, no, le senti dire: ah no, c'è l'appuntamento su Microsoft Team, su Google Meet, che cominciano a capire che ci sono delle nuove tecnologie che possono essere utilizzate. La pandemia, poi, tra l'altro, un'altra cosa che è stata fatta notare molte volte dall'Economist, ha dimostrato la resilience, no, questo termine che abbiamo utilizzato già per la democrazia, la resilienza, quindi la robustezza della logistica mondiale. Cioè, noi abbiamo avuto un lockdown praticamente mondiale di 3 mesi e abbiamo continuato a mangiare come se nulla fosse. È arrivato tutto. Non solo a mangiare, avevamo beni di necessità e non. La logistica a livello mondiale, che ormai è gestita ovviamente da cervelli elettronici, ha funzionato perfettamente. Cioè, l'intelligenza artificiale viene utilizzata. Poi l'intelligenza artificiale non è solamente dei chatbot. L'intelligenza artificiale è anche la gestione della produzione di un'industria, quella è sempre intelligenza artificiale, no? Sempre computer. Quindi piano piano sì, stiamo sicuramente imparando a utilizzarla in maniera più intelligente.